Eccoci su Metal Slug Defense, praticamente è il titolo che in assoluto su ogni console sto giocando di più in questo periodo e volevo, queste sono le mie statistiche online, appunto, condividere con voi qualche match rosicata slash soddisfazione nell'online. Ma prima, queste sono le mie statistiche 1 contro 1 e 2 contro 2 che sono molto più disastrose. Sono praticamente il grado che è l'equivalente del tenente, ci ho giocato un bel po'. Altra pubblicità. E questo è il mio deck attuale, che ha subito un sacco di cambiamenti fino ad oggi. A volte va bene, a volte va male. Quindi qualche partitina con voi la voglio fare. Allora, cerchiamo una 1 contro 1 all'inizio. Tutti i ranghi. Vai, se capita uno uguale, forte, meno forte, fa niente. Speriamo che lo faccia subito. Nel frattempo ne approfitto per dire che comunque non ho massimizzato i potenziamenti, nel senso la base ce l'ho tutta al massimo, ogni unità anche al massimo, però non ho liberato tutti i prigionieri che ti danno dei boost. Ecco il primo avversario. Questo è uno dei classici set che non sai se sono straviolenti che ti faranno male oppure riuscirei a spuntarla, è un'incognita, anche se questo qui ha Leona, che sarà la prima unità che butterà subito. Ci scommetto quello che volete, tra poco uscirà una Leona da lì, e infatti, sperando che non mi faccia fuori... No! Lo stavo dicendo, il tiparello là. Dai, qualche possibilità, forse ce l'ho. Mi sa di no, anzi. Madonna, mi ha portato già giù la base. No, questo c'è pure l'ufficiale. E muori! Oh, che culo che gli ho bloccato il Metal Slug all'inizio. Questo qui per le unità che ha penso che lo dovrei fregare in late game, diciamo, una volta che mi sono potenziato e potrò dargli mazzate, perché ha quasi tutte unità piccole che fanno male all'inizio. Però se resisto che me la gioco bene dovrei riuscire a batterlo. Ho rischiato tantissimo in fase iniziale sperando che vada meglio, boom, in quella finale. Dai, 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 dai. Iniziamo a schierare i grossi. Jupiter King. L'elicottero di Natale, lo chiamo così perché l'hanno dato a inizio di dicembre ed è rosso soprattutto. Sono arrivati i grossi, e mo? Questa è la fase di mashing estremo, perché l'unico minimo di tattica che si ha in Metal Slug Defense è nelle fasi iniziali. Poi diventa un mashing... dove appunto la spunta chi fa più casino. GG per me. La prima one on one è andata. Cerchiamone. Anzi, vediamo se ha voglia di rigiocare questo. Sì, vuole rigiocare. Vediamo. Mo mi batterà, non farà gli stessi errori sicuramente. Me le darà dall'inizio. Lì uscirà la solita Leona tra poco. E infatti eccola, maledetta. Mortaietto dietro, che non sarà servito a tanto. No! Morta. Dai! Mi sa che sto giro mi accoppa. Mi sa che sto giro mi ha detto male. Cioè, se non avessi bloccato quel Metal Slug sarei in automatico già morto probabilmente. Odio le fasi iniziali quando c'hai poche unità piccole in giro. Però la soddisfazione di dopo è impagabile, anzi gliela fai scontare. L'unità più stronza di questo periodo sono questi omini con il mortaio, che fanno un sacco di danni sebbene siano fragilissimi. Ok, odio sto Metal Slug buttato all'infame, me li ha buttati giù tutti gli omini, manco ho finito di citarli. Vai, sono al massimo degli AP. Dovrei fare abbastanza danni. Comunque devo cercare una maniera per riuscire a registrare meglio, perché il dito mio davanti non penso sia al massimo durante questi video. Vabbè, mi sa che l'esito della partita è praticamente certo, per fortuna. Crepa, 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 crepa. Boom. Comunque ragazzi, sto gioco, credetemi,
negli ultimi mesi, quasi anno, è diventato davvero una droghissima, davvero. Ho ottenuto pure 3 medaglie, perché ogni 5 vittorie ti danno 3 medaglie. Andiamo in 2-on-2, dove c'è il vero casino. Cerco anche di recuperare un po' di ranking, infatti sono sulla 3ª vittoria su 5 per avere le medaglie. Pure qui tutti i ranghi. L'ansia nel guardare lo schermo che vedi, cerca giocatori. Poi quando fa connessione ai giocatori potrebbe connettersi, però a volte potrebbe ritornare sul torrent giocatori perché qualcuno ha quittato. Vediamo. Ci sta già mettendo troppo tempo. E infatti... Nel frattempo Google Play è crashato, però funziona lo stesso. Vediamo se ho sto giro connessione giocatori e veramente cerca giocatori. È veramente connessione giocatori. Sì. 33 vittorie. 16... Ok, questi ci fanno il mazzo. Ve lo dico già da adesso. Sono troppo skillati. A meno che non mi sia capitato un personaggio a sorpresa, diciamo, che ti tira dal livello... good luck pure a te. Ti tira il prodigio all'inizio. A posto, pure questo qui sta con i come si chiamano loro, i mortai. Nel frattempo approfitto un po' dell'ospitalità del mio compagno di squadra per farmare un po' di AP, perché le mie unità più forti stanno verso la fine. Anzi, a dire il vero sono quelle un po' più intermedie. Ah! No. Dovevo arrivare prima del robottone, così gli facevo già i mortai. Nelle 2-on-2 c'è già un po' più di tattica. Cioè, dura un po' di più la tattica iniziale, però mi sa che sì, ci stanno asfaltando già da subito. Sto premendo in maniera spasmodica sui vari spawn dei personaggini, perché a differenza del single player, nell'online i comandi arrivano con un minimo di ritardo, quindi... devi un pochino anticipare le pressioni. Ma mi sa che non ce la faremo proprio contro questi due, l'avevo detto dall'inizio. Però non si sa mai, vediamo, io me la gioco. Mortai. Però, cioè, non stiamo perdendo subito. Ecco il bug del suono, quando iniziano a imputtanarsi i suoni e non li senti più. Non lo so, è un bug a quanto pare noto su Metaslug, perché ogni volta che fanno gli aggiornamenti risolto il problema dell'audio, che poi non risolvono mai. Rimangono solo le urla di disperazione per un panorama più creepy possibile. E arriva anche il Jupiter King, e vai. Io prima di schierarlo devo aspettare un altro pochino, anche perché è un po' inutile adesso. Anzi dai, aspetto un attimino, lo schiero. Ok. Sofferenza in sottofondo. Metal Slug, boom, il mio come sempre in ritardo, dai. Però stiamo resistendo, dai, c'è da dire che stiamo resistendo molto bene. Non sto giocando al meglio, perché qualche unità me la sto dimenticando ogni volta di schierarla. Però mi sa che a breve finirà questa agonia. Metal Slug, Metal Slug, e vai. Mo quando arriva il mio in ritardo, perché non ce l'ho potenziato al massimo. Eccolo. Boom. Perderemo brevissimo. Cioè, teoricamente posso anche lasciare, perché effettivamente non c'è più speranza, però. È una partita persa, è una partita persa. Niente, non continuo neanche più, è inutile. Good job, finisce qui. Niente, non so come mi è venuto di mettermi a registrare così dal telefono, però se vi interessa Metal Slug Defense, ci gioco praticamente tutti i giorni, ogni volta che vado in bagno. Non sono in bagno adesso, sto in camera mia, però è uno dei giochi che veramente negli ultimi periodi mi sta più scimmiando, diciamo così. Beh ragazzi, alla prossima, con questo video randomissimo, e ciao!